Buonasera a tutti e benvenuti alla 267esima serata di Lodi Liberale, che da 10 anni porta avanti con costanza un'attività di promozione delle idee liberali in ogni ambito, culturale, accademico, politico, economico, storico e scientifico, e perché crediamo oggi più che 10 anni fa che sia fondamentale diffondere questo tipo di pensiero e quindi di portare all'attenzione del dibattito pubblico delle riflessioni, delle argomentazioni e dei confronti su tematiche di stretta attualità o di carattere anche banalmente avverbio inappropriato, insomma di carattere filosofico o di storia delle idee. Lo facciamo appunto cercando di fare, perché Lodi Liberale, ci tengo a ripeterlo ogni volta, è un'associazione di carattere culturale e non politico. Lodi Liberale non appoggia nessun tipo di partito, di politico, di onorevole, di quant'altro. Non farà mai politica, non si candiderà mai alle elezioni, non sarà mai una lista civica, ma è un'associazione che è stata fondata appunto per contribuire nel proprio piccolo a diffondere le idee di questo straordinario, ricchissimo, che è alla base della nostra civiltà occidentale, che è il pensiero liberale, che è il pensiero che ha portato le maggiori conquiste che troppo spesso diamo per scontato per quanto riguarda i nostri diritti civili, la libertà religiosa, la parità sotto la donna, perché anche il femminismo, ci dobbiamo ricordarlo spesso, nasce liberale, libertà economiche e quant'altro. Fin dall'inizio, fin dai primi anni, abbiamo deciso di dedicare almeno una volta all'anno, quando eravamo un evento ogni 3 settimane, e adesso naturalmente di più, visto che la nostra cadenza è settimanale, a delle serate di approfondimento scientifico. In questi anni abbiamo fatto più volte serate sugli OGM, sugli organismi geneticamente modificati, essendo a favore degli OGM, perché siamo da sempre a favore della scienza e contro ogni tipo di pregiudizio oscurantista che purtroppo nel nostro paese è troppo spesso prevalente su varie tematiche di carattere scientifico. L'abbiamo fatta sulla sperimentazione di animali, l'istituto con Mario Levi all'epoca, perché anche questo è un altro tema che sicuramente porta molto confronto, molto dibattito, molto scontro. Insomma, finché non ci sarà un'alternativa, è un altro degli aspetti che sono fondamentali per il benessere in qualche modo degli uomini. Dal punto di vista, come dire, scientifico, metodo della bioetica, il tema del nucleare lo abbiamo già affrontato l'anno scorso con uno dei nostri relatori, che è al mio fianco, che è Luca Romano, fisico divulgatore. Molti di voi lo seguono su social perché è molto seguito nelle sue pagine Instagram e Facebook, l'avvocato dell'atomo su Facebook, l'avvocato atomico su Instagram, insomma, sempre lui. E sta facendo da tanti anni il lavoro di, come dire, pulizia terminologica, di divulgazione scientifica seria, con peraltro un'accessibilità, una chiarezza, una facilità di divulgazione e anche ironia e sarcasmo che sono sempre particolarmente utili quando si tratta di tematiche che sono molto difficili dal punto di vista tecnico come queste. L'anno scorso abbiamo presentato il suo libro, L'avvocato dell'atomo, e so che in qualche modo sta lavorando a un altro, che abbiamo parlato, quindi prima o poi tornerà anche come autore di un volume. Intanto lo ringraziamo perché è venuto venire con noi a parlare di un tema importante, di un libro scritto da altri due autori, uno dei quali è Celso Simani alla mia sinistra, che è coautore con Semente Nucleare, insieme a Ivo Triputi, che è l'altro autore del volume, e invece oltre a loro due con noi c'è anche Simone Pleinat alla mia destra, che è dottorando del Politecnico di Torino e membro del Comitato Nucleare e Ragione. Oltre a questo, io personalmente, nell'altro ruolo che non ricopro più, di cui sono stato, come dire, orgoglioso di quello di essere stato assessore alla cultura, avevamo un ciclo di approfondimento culturale ogni settimana, si chiamava Riflessioni Comune, e abbiamo presentato il precedente libro di Celso Simani di Votriputi, e che sostanzialmente era anche lì, il tema era sull'energia nucleare, soprattutto sulle nuove modalità di produzione dell'energia nucleare. Perché è importante? Perché nel nostro paese questo tema è stato accantonato troppo velocemente, dopo che il nostro paese era, credo di non sbagliare, ai vertici della ricerca scientifica, della produzione, delle conoscenze e anche dei piani di studio, della passione degli studenti, perché era un'energia, è un'energia, ma era un'energia che aveva prodotto una marea di speranze positive, l'energia pulita, l'energia che avrebbe evitato i conflitti, che avrebbe sconfitto il dominio del petrolio da parte dei paesi che hanno creato troppi problemi nel corso del tempo e nel mondo, e quindi era qualcosa che era visto in maniera
assolutamente positiva, credo in maniera trasversale. Poi cominciò, come tante altre cose, le proteste studentesche, che cominciarono a mettere in discussione la fiducia della scienza, la fiducia nei confronti di questo tipo di energia, fino ad arrivare, e me lo ricordo perché all'epoca avevo 15 anni, a Chernobyl, l'episodio di Chernobyl, che ha praticamente distrutto ogni tipo di fiducia nei confronti di questa energia, con molti catastrofismi, molte narrazioni apocalittiche, molte esagerazioni dei danni prodotti, molto terrorismo psicologico, molto, come dire, aspetto politico cavalcato di incutere paura e terrore nei confronti della popolazione, e poi col conseguente referendum che in qualche modo è stato decisivo nel far cambiare anche non solo dal punto di vista dell'opinione pubblica, ma anche dal punto di vista della prospettiva futura politica dell'energia nucleare. Poi ci sono stati altri episodi che sono avvenuti nel corso del tempo, Fukushima era l'ultimo, che poi ha provocato anche lì un altro referendum che in qualche modo ha bloccato. La cosa positiva, credo, ma sono nettamente più un esperto di quanto lo sia io, che nel tecnico non ho nessun tipo di competenza, credo che la cosa positiva è che sia clamorosamente cambiato il clima. Le generazioni giovani sicuramente, ma secondo me ormai praticamente tutta la popolazione, ha una, secondo me, un approccio preponderantemente positivo nei confronti dell'energia nucleare, per vari motivi, grazie anche all'opera di divulgatori come Luca e grazie anche probabilmente alla consapevolezza che di un'energia di questo tipo non se ne può fare a meno, a maggior ragione se si vuole affrontare il cambiamento climatico, la riduzione di gas serra e tutte le tematiche di carattere ambientale che sono davanti a noi. E poi perché banalmente abbiamo capito che essendoci molte nazioni nostri confini che lo utilizzano tranquillamente, è anche stupido, oltre che dal punto di vista economico e strategico, privarsi di un'energia di questo tipo. Il volume è interessante perché spiega un aspetto specifico, no? Perché al netto del terrorismo psicologico, tendenzialmente uno degli aspetti più importanti di critica, di dubbio, di pericolo percepito è esattamente il tema che dà il titolo al volume, cioè ai rifiuti radioattivi, col sottotitolo come li gestiamo, nel senso che anche superata la possibilità e il rischio dell'energia nucleare, quindi è sicuramente più sicura, i reattori sono di nuova generazione, c'è sicuramente una tecnologia che non c'era ovviamente perché tutto evolve decenni fa, superato il tema dei tempi di costruzione delle centrali, superato il tema dei costi delle nuove centrali, è l'aspetto che sembra, e non è così, che sembra quello determinante per bloccare e quindi per essere difficilmente a favore di questo tipo di energia da parte, come dire, delle persone che non sono competenti, è il fatto della pericolosità dei rifiuti e soprattutto della durata dei rifiuti, perché se chiedete a qualunque persona non in possesso di competenze scientifiche, la parte fondamentale che di cui, come dire, si spaventerà è sì, ok, ma una volta che sono prodotti i rifiuti, dove li mettiamo, per quanto tempo, sono sicuri, esistono siti che possono contenerli, e quindi tutte queste tematiche che sono ovviamente importanti. L'aspetto positivo del libro è che non è un libro di un pastaraggio dell'energia nucleare, pur essendo appunto scritto da due esperti, ma sono un libro, come dire, informativo, in parte anche divulgativo, ma principalmente informativo, perché non nasconde nel corso del volume i rischi, non nasconde i pericoli, non nasconde le criticità che esistono, ma ci fa veramente riflettere su alcune cose molto banali, cioè che non è l'energia nucleare l'unica che produce rifiuti, che i rifiuti radioattivi non sono prodotti esclusivamente dalle parti residuali della produzione dell'energia, ma derivano veramente anche da apparecchi elettromedicali, a parte dell'industria anche che ha, come dire, utilizzato l'aspetto nucleare per componentistica, per misurazioni, per test, eccetera. Quindi i rifiuti radioattivi sono presenti, come dire, indipendentemente dall'avere a disposizione l'energia nucleare. E questo lo fai con dati, con formule, fonti bibliografiche, con un bellissimo apparato fotografico alla fine del volume, e che permettono, per chi ha curiosità e vuole farsi anche una cultura in merito, di affrontare laicamente un tema come questo e, banalmente, e chiudo, rispondere ad alcune domande che sono inserite nel volume, che credo che siano quelle che si sono fatti, che ci siamo fatti tutti quando abbiamo cominciato almeno a riflettere, a confrontarci, a parlare con amici, conoscenti, eccetera, sull'energia nucleare. L'industria nucleare
non ha una soluzione per i rifiuti radioattivi. No. Il trasporto dei rifiuti costituisce un rischio inaccettabile per l'ambiente e le popolazioni. Falso. Il plutonio è il materiale più pericoloso al mondo. Anche se si smaltiscono i rifiuti in depositi geologici profondi, questi possono ritornare nell'ambiente e costituire un rischio per le future generazioni. I costi di smaltimento sono in gran parte sconosciuti e renderebbero non economica l'energia nucleare. I rifiuti radioattivi dovrebbero essere spediti nello spazio, questa, come dire, soluzione che qualcuno propone, che ovviamente non è fattibile, non è stata neanche mai provata, ma se lo vogliamo fare, però poi bisogna spararci nello spazio. Esattamente, i rifiuti radioattivi dovrebbero essere trasformati in materiale non pericoloso, oppure, altra cosa sbagliata, il rischio terroristico di danneggiamento dei depositi radioattivi e la realizzazione di bombe sporche. E infine le radiazioni dei materiali prodotti dall'uomo sono diverse da quelle che si trovano in natura. Tutte queste affermazioni e molto altro, a partire da che cosa è un rifiuto radioattivo, come funziona, come viene prodotto, come viene classificato, come viene smaltito, quali fasi varie ci sono a seconda dei tipi di rifiuti, sono trattati in maniera assolutamente esaustiva in questo bel volume che mi permetto di consigliarvi la lettura e sempre il regalo, perché è assolutamente importante parlare essendo documentati. Siamo liberali enaudiani e conoscere per deliberare è uno dei modi più importanti che abbiamo sentito, efficaci e sintetici. Quindi vi ringrazio per essere con noi questa sera e cedo subito la parola a Simone Pereira. Grazie. Quindi una rappresentazione molto falsata di quella che è la realtà dei fatti. Si vedono vari risalarsi in giro, liquidi fluorescenti che colano, appunto pesci a tre occhi, insomma, considerate che veramente la maggior parte di quella che è l'esperienza comune delle persone sulla gestione del nucleare e dei rifiuti radioattivi veramente deriva dai Sims. Io per primo la prima cosa che ho visto quando ero bambino era il cartone che mi spiegava che il nucleare era brutto e cattivo, che Homer non era in grado di fare il suo lavoro, c'era un pesce a tre occhi. Quindi è chiaro che a volte anche staccarsi da questo immaginario, specialmente quando il tema è così complicato come i rifiuti radioattivi. Allora, innanzitutto credo che sarebbe interessante vedere un po' che cos'è la radioattività, questo fenomeno che sta alla base della pericolosità di questi rifiuti. Ma innanzitutto appunto è un fenomeno naturale che può essere anche prodotto da attività antropiche e avviene essenzialmente quando un nucleo, un atomo, è eccitato, quindi possiede un'energia che è superiore all'energia che sarebbe necessaria in virtù di questa eccitazione cerca di liberarsi di questa energia in eccesso. E liberandosi si libera di questa energia in eccesso sotto forma appunto di quella che è una radiazione. Questa radiazione può colpire un altro atomo e se è abbastanza energetica, quindi in questo caso si parla di radiazioni ionizzanti, causano questo fenomeno chiamato ionizzazione.
per cui la radiazione riesce a strappare un elettrone a quest'altro atomo che viene colpito. Questo può portare appunto dei problemi. Le radiazioni ionizzanti sono diverse dalle radiazioni non ionizzanti. Esistono radiazioni di tanto tipo. Per essere pericolose le radiazioni devono avere un'energia sufficiente, quindi tipicamente essere parte di, ad esempio, lo spettro di raggi X o lo spettro di raggi gamma. Anche le onde radio sono radiazioni, però non sono ionizzanti, quindi non fanno male in questo senso. Allora, la prima domanda che sorge abbastanza spontanea è questa, cioè radioattivo significa pericoloso? No, per forza. Può essere, ma non è detto. Perché? Perché dipende da moltissime variabili. Appunto, mediaticamente si tende a immaginare che qualcosa di radioattivo è pericoloso, che costa. In realtà questo dipende da molte cose. Dipende innanzitutto dalla dose che viene assorbita, quindi dalla quantità di energia che oggetto o un corpo riceve, dipende da quello che è il tipo di radiazione. La radioattività non è tutto uguale, esistono tipi di radioattività differenti, i più famosi sono sicuramente alfa, beta, gamma, X. Le radiazioni alfa sono delle particelle molto grosse, sono dei nuclei di elio addirittura, quindi sono formati da due protoni e da due neutroni. Sono cariche elettricamente, questo ha un effetto sul modo in cui interagiscono con la materia. Le particelle beta sono o degli elettroni o dei positroni, quindi hanno una carica elettrica, ma sono molto più piccole. I raggi gamma sono quelli che forse associamo di più alla radioattività, sono questi fotoni ad alte energie che tendono a spostare la materia e quindi sono un po' più difficili da schermare. Tutte queste radiazioni qua hanno modi differenti di essere schermate. Ad esempio le radiazioni alfa possono essere schermate da un foglio di carta, quelle beta hanno bisogno magari già di un foglio di alluminio, i raggi gamma invece hanno bisogno spessi, nel piombo, nel cemento. La pericolosità dipende anche da quello che è il tessuto colpito, perché non tutti i tessuti del corpo umano sono sensibili allo stesso modo alla radioattività. Ci sono tessuti che in realtà non la patiscono molto, ad esempio la pelle, per dire, e tessuti che invece la patiscono parecchio, come ad esempio l'osseo, la punta, la strada delle centimetri, insomma, eccetera. Dipende anche da quello che è il tipo di esposizione. Ricevere un raggio gamma che arriva dall'esterno ha un tipo di effetto, ricevere qualcosa, un tipo di radioattività che invece arriva dall'interno, magari perché ho mangiato dei radioisotopi o perché ho inalato qualcosa di radioattivo, è un altro tipo di discorso. Quindi ci sono molte variabili in gioco quando si parla di qualcosa di radioattivo e della sua pericolosità assoluta. Come si genera un rifiuto radioattivo? Tendenzialmente in tre modi: o un oggetto non è radioattivo di per sé, perché è basato su un radioisotopo, quindi possiamo immaginare ad esempio una sorgente che viene utilizzata in una meccanica di radioterapia. Questa sorgente radioattiva di per sé è un motivo per cui la potete utilizzare. Un oggetto può essere contaminato con un materiale radioattivo, immaginate appunto un guanto che può toccare un oggetto radioattivo, magari un guanto che è stato utilizzato per manipolare qualcosa, rimane sporco e questo è da gestire questo rifiuto radioattivo. Oppure per attivazione. L'attivazione è un fenomeno che è più tipico, diciamo, degli impianti nucleari, quindi o dei reattori o di, diciamo, posti come gli acceleratori di particelle o insomma strutture di questo genere, perché ha una natura più complicata. È legato ad un processo chiamato trasmutazione. La trasmutazione avviene quando la materia interagisce con i neutroni. In un reattore nucleare ci sono tantissimi neutroni che vanno in giro, che sono alla base, diciamo, del funzionamento dell'impianto. A volte alcuni di questi neutroni vengono catturati da dei materiali che possono essere, ad esempio, semplicemente il metallo che sta intorno al nocciolo per contenerlo, e parti di questo materiale trasmutano, si trasformano in qualcos'altro, perché assorbono un neutrone. Quindi diventano degli altri materiali che potrebbero essere radioattivi. Prima non lo erano, per quello che diventano. Questo, ad esempio, è il fenomeno che sta alla base delle problematiche legate allo smantellamento degli impianti, di cui si parlerà abbastanza. I rifiuti radioattivi possono essere classificati in modi differenti. Non sono tutti uguali. Dipende sicuramente dal tipo di radiazione emessa, la classificazione dipende dall'attività specifica, quindi da quanto effettivamente un oggetto può essere radioattivo, e da quello che si chiama il tempo di dimezzamento. Il tempo di dimezzamento è il tempo che è necessario attendere affinché la metà di una sostanza radioattiva sia decaduta. Questo è il lato molto bello della radioattività per certi aspetti. La radioattività decade nel tempo, è un fenomeno che appunto tende a diminuire naturalmente. La classificazione è più o meno questa, si può distinguere tra rifiuti ad attività molto bassa, che sono a vita molto breve, quindi tendenzialmente non devono essere stoccati in maniera complicata per molto tempo, perché poi non smettono di essere radioattivi. Esistono attività molto bassa, bassa attività, media oppure alta attività. Ciascuna ha delle caratteristiche differenti e anche dei modi di gestione differenti. La problematica dei rifiuti
un deposito per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Questo è un problema sia di normativa, legato al fatto che questa è un obbligo che ci viene dato dalle normative europee, questa è una procedura di infrazione a causa di questa mancanza, sia però una questione di sicurezza, perché al momento i nostri rifiuti sono sparsi in tutta una serie di depositi temporanei che, appunto, dice la parola stessa, erano studiati per essere temporanei. Sebbene siamo complessivamente ancora sicuri, sono già state rilevate delle contaminazioni in alcune zone molto basse, con al di sotto dei livelli di pericolosità e così via, ma è chiaro che questi isotopi radioattivi non ci dovrebbero stare all'interno delle falde acquifere o comunque all'esterno di un contenitore fatto apposta per te. Quando si parla di rifiuti radioattivi, è difficile a volte distinguere dove sta la pericolosità, perché si può fare una grossa distinzione tra quello che è il volume dei rifiuti e quella che è la radioattività che si contengono. Quando si parla di volume, si possono avere grandi quantità di rifiuti che in realtà contengono relativamente poca radioattività, ad esempio grandi quantità di rifiuti radioattivi a bassa qualità. La stragrande maggioranza della radioattività sta contenuta all'interno di quelli che sono i rifiuti ad alta radioattività, che in Italia ad esempio sono distribuiti in maniera poco omogenea, la maggior parte dei rifiuti della radioattività si trova in Piemonte. Però il Piemonte non è la regione che ha più rifiuti dal punto di vista del volume, probabilmente. Ce ne sono appunto che provengono da svariate diciamo, origini. Sono dei rifiuti che possono appunto essere generati dall'industria e dalla regia o dalla ricerca, sono dei rifiuti che possono essere invece prodotti da quello che è tenuto vicino degli impianti. Il nostro deposito dovrà essere grande più o meno, dovrà ospitare più o meno 95.000 metri cubi di rifiuti radioattivi, di cui una parte dedicata allo smaltimento definitivo e una parte invece per lo stoccaggio temporaneo. Questa è la componente, diciamo, all'attività medio o alta che dovrà essere destinata poi ad altri, insomma, in uno smaltimento in un impianto differente. Come potete vedere, in realtà al momento i rifiuti sono sparsi abbastanza in giro per la penisola. Posso saltarla. Su che tecnologia si baserà lo smaltimento dei nostri rifiuti di attività bassa e molto bassa? Su quella che viene chiamata un sistema multibandiera, ovvero su un sistema che funziona un po' come una matriosca in un certo senso. Questi rifiuti vengono condizionati, vengono trasformati, vengono ridotti di volume, un po' cementati, insomma, per far sì che siano all'interno di un contenitore metallico chiamato manufatto. Questo manufatto verrà inserito in un modulo, che è una scatoletta di calce sotto, essenzialmente riempito con volte di cemento. Questa scatoletta verrà inserita in un edificio più grosso chiamato cella, che è una dimensione più grande, e una volta che sarà piena questa cella verrà ricoperta con una varietà di strati. Quindi su una serie di strati consecutivi di barriere ingegneristiche per fare in modo che questi rifiuti vengano appunto smaltiti nel modo più sicuro possibile. I depositi di questo tipo ce ne sono tanti in Europa, probabilmente tutti i paesi che sono un po' più svegli di noi nel cercare di risolvere questa problematica, compresi paesi che non utilizzano l'energia nucleare, ad esempio la Norvegia. Perché? Perché appunto ci sono tutta una serie di rifiuti che provengono semplicemente da altre sorgenti, non sono legate all'utilizzazione dell'energia nucleare. Ad esempio in Francia c'è un grosso deposito nello Champagne, nella zona di Rome, che è molto grande, potrebbe essere di 10 volte tanto quello che sarà il nostro. Dove la tecnologia è impiegata, in realtà è praticamente la stessa, questo sistema con le barriere politiche. Queste sono semplicemente delle fotografie che non sono con l'interno, vedete che ci sono delle cose esposte al materiale, una volta che questo materiale è con l'interno, si chiude e si copre. Questo è un esempio spagnolo, ad esempio, stessa tecnologia, quindi vedete che non stiamo inventando la calda, stiamo semplicemente utilizzando tecnologie che già sappiamo funzionare molto bene. A livello di impatto visivo, in realtà poi sì, si presenta come una serie di collinette verdi, una volta che poi diciamo riempito al massimo la presenza. Quindi non è un impianto petrochimico, non è una grossa fabbrica, non viene di tutto questo, è un impianto passivo che semplicemente accetta materiale e poi cerca di contenerlo nel modo più sicuro possibile. Per quanto riguarda invece i rifiuti a media attività, questi vengono di solito inseriti appunto in dei contenitori che sono fatti di acciaio e piombo per le radiazioni, perché sono più radioattivi, quelli a bassa o molto bassa che vengono smaltiti nel deposito. I rifiuti di attività intermedia non producono calore, quindi non servono le soluzioni per disperderlo. Questo invece succede ad esempio per i rifiuti ad alta attività. I rifiuti ad alta attività che sono tipicamente il combustibile esausto, quindi
piscina inizialmente perché deve raffreddarsi, perché è molto caldo e lo sarà ancora per alcuni anni una volta che è stato scaricato, e le piscine hanno questo aspetto qua. L'altro metodo di stoccaggio si chiama stoccaggio a secco invece, e significa semplicemente prendere questi elementi di combustibile che sono nelle piscine, dopo qualche anno non producono più così tanto calore perché la radioattività è diminuita, e inserirli all'interno di questi contenitori che vengono chiamati cask, che sono sostanzialmente delle grosse lattine con delle pareti molto spesse di metallo che sono studiate apposta per garantire uno schermo sufficiente dalla radiazione. Questa è una fotografia di un'attivista americana che cerca di fare un po' di mestiere che stiamo facendo noi, cioè bancare tutta una serie di luoghi comuni sull'energia nucleare. Lei era incinta per farsi le fotografie mentre era bracciata. Adesso è chiaro che non è una buona idea starli magari tutto l'anno, però è possibile starci vicino senza che ci cresca il suo braccio, diciamo. Quindi tutto questo è molto misurabile, questo si può capire come funziona, si va semplicemente per fede. Un'altra tecnologia di trattamento molto interessante per il ciclo di adattatività è quello che si chiama riprocessamento, ovvero riciclo del combustibile, perché una grossa parte del materiale all'interno del combustibile, che è stato appunto il combustibile esausto, in realtà si può ancora riutilizzare. Di conseguenza si cerca di riutilizzare tutto ciò che è utile. All'interno di questo combustibile esausto, la componente utile può raggiungere il 97% del materiale. Un metodo di riciclaggio estremamente efficace, se pensate a quello che è il riciclaggio dei comuni materiali invece di cui abbiamo a che fare. Quella componente che viene scartata invece viene di solito trasformata in vetro, perché il vetro è inglobato nel vetro, perché il vetro è un materiale molto inerte, capace di resistere molto a lungo, adatto appunto ad essere smaltito in quelli che saranno dei futuri depositi geologici. Questo è un materiale che bisognerà insomma mandare all'inserire all'interno di queste formazioni rocciose, che rimarrà lì per molto di tempo, perché la vita più di un anno nel tempo. Questo lo vediamo più dopo, forse può essere interessante qui dopo. Per quanto riguarda le esperienze internazionali, vedete, ce ne sono di svariato genere, ce ne sono in Svizzera, in Francia, negli Stati Uniti, sono tutti contenitori per esempio simili a quelli di cui vi parlavo prima, sono tutti dei cask. In Europa vengono stoccati all'interno di edifici, negli Stati Uniti vengono stoccati direttamente nei parchi delle centrali, perché sono a loro volta sufficientemente resistenti da proteggere l'ambiente e le persone da quello che vengono contenuti. Una cosa che può essere divertente e che vi consiglio di fare se siete interessati è farvi un giro su internet, su YouTube, e cercare qualche parola chiave tipo test, cask, rifiuti radioattivi, scorie, cose del genere, perché ci sono moltissimi video in cui si vede che tipo di test vengono fatti a questi contenitori per assicurarsi che siano effettivamente resistenti a sufficienza. E viene fatto di tutto, ci vengono lanciati contro dei treni, vengono messi sott'acqua, gli uomini da fuoco. C'è un test in particolare che mi ha sempre colpito, in cui un casco viene colpito da sostanzialmente un missile per simulare quello che potrebbe essere l'impatto ad esempio di un aereo. A volte ci si chiede appunto questi contenitori possono rompersi se c'è un aereo che ci si schianta sopra. La risposta è no, vengono testati in maniera molto precisa proprio per assicurarsi che questo tipo di cose non succeda. E poi è sempre bello vedere qualche aereo che si schianta su un oggetto che deve essere oggetto, perché rimane un colpito. Giusto un commento molto rapido su quella che è la produzione di rifiuti solidi. Noi quando parliamo di energia nucleare e di rifiuti nucleari tendiamo a volere l'eccellenza a tutti i costi, ma la verità è che tutte le forme di generazione di energia sono rifiuti. Alcuni proprio gassosi, per esempio i combustibili fossili, che chiaramente hanno una produzione di energia carbonica molto elevata, ma non solo, il carbone ad esempio produce un sacco di CO2 per cui sono rifiuti solidi da smaltire, e così tutte le altre. Paragonate all'energia nucleare, in realtà l'energia nucleare non produce così tanti rifiuti pericolosi, perché in realtà utilizza molto poco materiale, in virtù della densità energetica proprio. Noi possiamo tirare fuori una quantità di energia molto grande da una quantità di materiale molto piccola. E questo è un vantaggio, specialmente nella produzione di rifiuti, che possono essere radioattivi e pericolosi, ma sono molto molto pochi, specialmente se paragonati ai rifiutti che vengono prodotti con tutto il resto, diciamo. Quindi per riepilogare, la gestione dei rifiuti radioattivi passa attraverso diverse fasi secondo di quelle che è la loro caratteristica. Se decadono molto rapidamente ci sono dei depositi temporali, se invece hanno una radioattività che diminuisce più lentamente nel tempo, può essere necessario un impianto di smaltimento. Se invece si tratta di rifiuti di alta attività, c'è tutta questa fase appunto prima dello stoccaggio nell'acqua, poi magari nel processamento per i paesi che hanno deciso di riciclare il combustibile, alla fine viene tutto inserito in questi cask e alla fine poi si dovrà smaltire tutto l'impianto di colore, quindi appunto la profondità
qualche misura, perché siamo poco abituati a fare dei paragoni per queste cose. Appunto, mangiare una banana, fumare un pacchetto di sigarette, prendere un aereo, farsi una radiografia al torace, o appunto in questo momento sento che sono abbastanza interessanti in questo caso, il primo è pari 8, quella che è la dose massima prevista causata dal deporto nazionale, quello che sarà il futuro deporto nazionale, e il triangolino invece è appunto esclamativo, quella che è la dose massima per un evento incidentale molto grosso, quindi appunto ad esempio l'aereo che ci sia a scuola. Può essere sorprendente vedere come si collocano su una scala questi una banana, mangiare una banana espone a 0,1 microsievert, questo 0,1 microsievert è quanto si prende di radioattività di dose vivendo un'ora, o in generale un'ora in Italia, quindi non è una dose molto alta. Fumare un pacchetto di sigarette invece comporta un'esposizione già di 1 microsievert, quindi 10 volte tanto. Vivere un anno vicino al deposito causa 10 microsievert al massimo, che possono sembrare già tanti, se non vi dico che invece prendere un aereo ne causa già 60, se si può volare da, appunto da Roma a New York, perché un aeroplano vola molto in alto e quindi è più esposto alla radioattività che viene dallo spazio. Fare una radiografia al torace per il caso 100 di microsievert. Se dovesse cadere un aereo sul deposito, invece potrebbero essere addirittura 1000 di microsievert assorbiti da una persona, che di nuovo sono sembrati tanti, ma in un anno una persona in media in Italia ne prende 3300 di questi microsievert. Se si fa un attacco ne prende 8. Quindi tutto sommato la problematica insomma è più gestibile di quanto a volte non possa sembrare. Grazie. Beh, grazie intanto per la mini lezione che ci hai dato, per i movimenti di base, anche perché non è che io generevo e non avevo sicuramente il mio campo, ma ci hai dato intanto hai contribuito anche a sfatare i miti. Ultime slide credo che possano far riflettere anche su un concetto molto banale che il rischio zero non esiste assolutamente e che vivere è esporsi al rischio perché fisiologicamente è quello quantità che facciamo e questo è una delle cose che sono assolutamente importanti perché abbiamo avuto una prevalenza di qualcosa che dal punto di vista politico e scientifico credo che sia sbagliatissimo che è il principio di precauzione di per sé che può essere qualcosa di condiviso ma invece se applicato integralmente porta alla totale paralisi perché ovviamente sviluppo, crescita, vita presuppongono rischi. Luca che appunto l'avvocato è l'altro divulgatore credo che sia uno dei più efficaci se non il più efficace nel discutere di questi temi intanto prima che dica qualunque cosa magari ci racconti perché ti è venuta questa passione e quindi perché a un certo punto hai detto di scegliere addirittura in strada vestito praticamente da musulmano se non ricordo, se non ricordo male, incontrando le persone, coinvolgendo peraltro molti giovani, appunto perché ti è venuta questa ispirazione all'inizio e se, e poi tutto quello che vuoi dire ovviamente libero, e se anche tu hai questa percezione di cui ho parlato io prima, cioè che adesso c'è molta più come dire, condivisione e apprezzamento nei confronti del potenziale dell'energia nucleare, in particolare delle generazioni. Grazie, grazie dell'invito. Intanto mi si sente? Ok, sì. Dunque, mi è venuta la passione perché ho iniziato a interessarmi di temi ambientali, di lotta al riscaldamento globale e quant'altro nel 2015, dopo gli accordi di Parigi, e studiando sono arrivato rapidamente alla conclusione che per abbattere le emissioni ci sono essenzialmente due strade, costruire centrali nucleari e diventare poveri. La prima mi sembra tendenzialmente preferibile, sono anche persone che invece sostengono che bisogna fare la decrescita e puntare al Bhutan come modello di paese decarbonizzato. Il Bhutan è un paese decarbonizzato, questo ve lo posso garantire, anche il Nepal e anche l'Eritrea, sono tutti paesi con emissioni pro capite molto basse, più o meno allo stesso livello di quelle francesi, però io se proprio devo scegliere preferisco vivere come un francese che come un abitante dell'Eritrea, che è il 20° paese più povero del mondo. Ecco, quindi la passione mi è venuta così, quindi poi il fatto dei Blues Brothers era perché vabbè abbiamo un po' cercato di fare un rebranding dell'energia nucleare e associarlo al colore blu basandoci sul fenomeno che si chiama radiazione Cherenkov che si verifica in presenza di decadimenti radioattivi di un certo tipo che dà un bagliore blu caratteristico agli elementi diciamo
in determinate condizioni. Fenomeno affascinante dovuto al fatto che in determinate condizioni appunto gli elettroni emessi dai decadimenti beta si muovono più veloce della luce in un determinato mezzo. Sappiamo che niente può muoversi più veloce della luce nel vuoto, ma nell'acqua in certe condizioni invece gli elettroni possono andare più veloce della luce e quindi insomma, il risultato è che si ha questo bagliore blu. Tutto ciò che si poteva dire in realtà sui rifiuti radioattivi è stato già abbondantemente sviscerato da Simone e sarà credo ulteriormente approfondito dopo il mio intervento, quindi non so bene cosa aggiungere se non raccontare qualche fatto personale. Io a febbraio di quest'anno, febbraio-marzo, sono andato in Finlandia in vacanza, ma mentre che ero lì sono andato a visitare il sito di Onkalo. Onkalo è il primo deposito geologico i cui lavori sono sostanzialmente terminati, che entrerà in funzione, quindi inizierà a raccogliere, ad accogliere combustibile esausto già dalla fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo. Visitandolo mi sono convinto non solo che lo smaltimento geologico fosse una soluzione, sia una soluzione sicura ed efficace, cosa della quale ero già convinto prima. Ecco, siccome mi piace fare il bastian contrario, visitando Onkalo mi sono convinto che stiamo esagerando, ok? Nel senso che lo standard al quale vengono sottoposti i rifiuti radioattivi prima dell'interramento, uno standard, come diceva Lorenzo, basato sul principio di precauzione, su un'applicazione, come dire, ortodossa del principio di precauzione, fa sì che noi oggi sottoponiamo i rifiuti radioattivi, soprattutto quelli di origine nucleare civile, perché quelli di origine ospedaliera non mettiamo altrettanta cautela, a degli standard che non esistono per nessun'altra tecnologia al mondo e che se applicati sulle altre tecnologie renderebbero quasi qualunque tecnologia economicamente insostenibile. L'unico motivo per cui il nucleare non è economicamente insostenibile, nonostante quello che dice qualcuno, è che questa enorme cura che noi mettiamo, questa enorme paranoia con cui noi applichiamo il principio di precauzione viene compensata dalla densità energetica dell'uranio, che è un numero enorme, parliamo di 87 milioni di megajoule per chilogrammo, un numero che milioni, anzi miliardi di volte superiore a quello dei combustibili fossili, e quindi come dire, in qualche modo riusciamo a starci dentro. Ma se noi dovessimo applicare la stessa metodologia a tutte le tecnologie di cui facciamo utilizzo, non potremmo più fare nulla, saremmo completamente bloccati nel nostro avanzamento tecnologico. Adesso vi faccio un paio di esempi per chiarire meglio di cosa sto parlando. Il deposito di Onkalo è scavato fino a 500 metri di profondità sotto il livello del mare in una roccia che si chiama bentonite, che è caratterizzata dall'essere innanzitutto assorbire l'acqua, quindi in caso di infiltrazioni d'acqua la roccia le assorbe impedendo che l'acqua arrivi al canister che viene inserito all'interno della bentonite stessa. E poi si tratta di una roccia molto stabile dal punto di vista geologico, non ci sono stati significativi mutamenti geologici negli ultimi 2 miliardi di anni. Ora già questo dovrebbe essere una garanzia, no? Siamo abbastanza tranquilli che se non si è mossa negli ultimi 2 miliardi di anni, per i 100.000 che servono a far sì che la radioattività sia scesa sotto il fondo ambientale, possiamo stare tranquilli, visto che si tratta letteralmente di, come dire, 4 ordini di grandezza in meno, no? Quindi un decimillesimo del tempo. Ma siccome questa cosa non basta, i geofisici che hanno lavorato a costruire questo deposito hanno fatto i calcoli anche nell'eventualità che tra 10.000 anni, che tra 100.000 anni e 10 milioni di anni, una nuova era glaciale coinvolga la Terra e l'intera Finlandia sia ricoperta da uno strato di ghiaccio spesso 2 km. Anche in quel caso loro hanno dimostrato che lo schiacciamento del terreno dovuto al peso di questa massa di ghiaccio non comprometterebbe la sicurezza dei canister di materiale radioattivo contenuti all'interno di questo deposito. Ora voi mi dite quale altro rifiuto sul pianeta bisogna studiare il caso dell'era glaciale tra 10 milioni di anni che fa uno strato di ghiaccio spesso 2 km. Ne conoscete qualcuno che viene sottoposto a questi standard? Io no, ma magari sbaglio. Quindi se qualcuno di voi ha conoscenza fatemelo sapere, che sarò
lietissimo di aggiornarmi. Per il momento mi sembra che la paranoia sull'era glaciale ce la facciamo solo con i rifiuti radioattivi, che incidentalmente non sono i più pericolosi. Dopo 100 anni la radioattività di una scoria di alto livello, quelle proprio incandescenti tirate fuori dal reattore, dopo 100 anni quella roba lì è meno pericolosa di un qualsiasi rifiuto contenente arsenico o mercurio, di cui produciamo quantità dalle 3 alle 5 volte superiori alle scorie nucleari ogni anno nel pianeta. Ma non ci curiamo troppo di come viene smaltito. Facciamo un altro esempio, un famoso episodio molto raccontato nella community, nella community nucleare, riguarda un evento che avvenne agli Oak Ridge Labs negli Stati Uniti, dove c'è un reattore di ricerca. A un certo punto, dopo una serie di esperimenti, devono tirare fuori il combustibile irraggiato, l'uranio, da questo reattore di ricerca e portarlo ad un laboratorio che dista circa mezzo miglio, cioè 800 metri. Purtroppo l'operatore commette un errore, siccome il reattore di ricerca si trova sott'acqua, combustibile immerso in acqua, come per altri reattori normali, per i reattori di potenza, per la produzione di energia, però nel caso del reattore di ricerca il tutto è visibile, no? Non c'è un contenitore di metallo all'interno del quale è pressurizzato, quindi si può vedere addirittura l'uranio che si illumina di radiazione Cerenko quando iniziano le reazioni. Bene, l'operatore che opera con questo carro ponte si dimentica di far asciugare l'uranio prima di metterlo sul trasporto, su questa specie di furgoncino che lo deve trasportare per questi 800 metri. Ora, l'acqua è il miglior assorbitore di radiazioni conosciuto. 7 cm d'acqua sono sufficienti a dimezzare la radioattività. Lì ci sono 5 metri di acqua, okay? 7 cm la radioattività si dimezza, 15 cm la radioattività è un quarto, 30 cm la radioattività è un ottavo, andate avanti fino a 5 metri e vedete quanto si è ridotta, siamo nell'ordine dei miliardi. Quindi ci sono delle goccioline d'acqua, che non è assolutamente radioattiva, che sono cadute, no? Durante il trasporto. E questo è un problema perché, nonostante quell'acqua non sia radioattiva, per la legislazione corrente americana, che è molto simile a quella europea, tutto ciò che entra in contatto con il combustibile radioattivo è considerato contaminato e contaminante. Quindi quell'acqua è considerata contaminata e contaminante, e il terreno su cui quell'acqua è gocciolata è considerato contaminato. Pertanto hanno dovuto scavare una trincea larga circa 50 cm, profonda circa 50 cm e lunga 800 metri, impacchettare tutto il terreno, classificarlo come rifiuto radioattivo e portarlo ad un appropriato sito di stoccaggio e smaltimento. Dopodiché hanno dovuto rifare la pavimentazione, rivolgendosi a un'impresa locale che prendeva il materiale in una zona dove peraltro il terreno era naturalmente ricco di torio, che è un materiale radioattivo. Quindi alla fine si sono trovati con un pavimento più radioattivo di quello che avevano prima, ma in compenso hanno speso 2 milioni di dollari. Questo è il livello di paranoia, di overregulation che c'è quando si parla di radiazione. Quasi un esempio di economia circolare. Sì, in un certo senso. In Italia noi tra l'altro siamo particolarmente, ulteriormente paranoici su questa cosa. Vi posso fare qualche esempio. Ci sono delle tecniche diagnostiche, radiodiagnostiche, che non si usano sugli esseri umani ma sui quadri, ok? Si chiamano radiografie neutroniche e si fanno sui quadri d'epoca per analizzarne la composizione chimica, no? Perché, come abbiamo scoperto che l'azzurro di certi è diverso dall'azzurro di certi altri pittori perché nei secoli uno stinge e l'altro no, perché usano un elemento chimico diverso, lo abbiamo scoperto con la radiografia neutronica. Questo all'estero, in Italia, se fa una cosa del genere un quadro, poi quel quadro è una scoria nucleare, non puoi più appenderlo da nessuna parte. Infatti noi cosa facciamo? Mandiamo i nostri quadri al Louvre, fanno l'esperimento al Louvre e poi ce li restituiscono, perché in Italia non possiamo farlo. A proposito di questo, una mia conoscente che lavora in un ambito non esattamente questo, diciamo, non dell'arte, ma fanno sempre, diciamo, radiografie neutroniche, ha dovuto, a un certo punto avevano bisogno di farsi spedire un campione contenente torio dagli Stati Uniti. Il torio è a bassa radioattività, ok? Tendenzialmente se io qua avessi del torio in mano sarebbe probabilmente meno radioattivo delle pareti di
questa stanza, attorno a un tempo di dimezzamento dei miliardi di anni, anzi decine di miliardi di anni, quindi ha un'attività specifica molto bassa, decade molto lentamente. Quindi la quantità di radiazioni che rilascia nel tempo è molto bassa e in più sono radiazioni alfa, quindi come diceva prima Simone, facilmente schermabili. Quindi cosa è successo? Che gli americani hanno messo questo campione di torio in una scatola, in un pacco, no? L'hanno dato alla FedEx, la FedEx lo ha portato in aeroporto e il volo è andato da Filadelfia a Malpensa con questo pacco che conteneva materiale radioattivo. Questo secondo la legislazione americana. Siccome la legislazione italiana invece è leggermente diversa, Malpensa è arrivato un furgone blindato, scortato da due pattuglie dei carabinieri, a caricare questo pacco e a portarlo da Piacenza, da Malpensa a Padova. Con un livello di attenzione e paranoia del genere, è un miracolo che i costi del nucleare siano così bassi, no? E nonostante questo non è abbastanza, cioè, come diceva prima, qualcuno li vorrebbe mandare nello spazio questi rifiuti radioattivi, che ovviamente non si può fare, non perché sia, infatti perché sarebbe costosissimo, ma immaginate organizzare una missione spaziale ogni 10 tonnellate di rifiuti, perché poi la capienza di carico dei velivoli spaziali quella è. Diventa una follia a livello di costo, ma con questa attenzione e paranoia le persone comunque non si sentono tranquille a parlare di alla prospettiva di avere da gestire dei rifiuti nucleari, e siamo al paradosso dell'eccellenza, cioè siamo il rifiuto che è più sorvegliato, più gestito, con la normativa più stringente, con l'attenzione maggiore, e quello di cui si ha paura di più. Rifiuti chimici mille volte peggiori dal punto di vista del potenziale danno alla salute umana e all'ambiente, che produciamo in quantità significativamente maggiori anche in Italia, non se ne preoccupa nessuno, semplicemente perché non se ne parla, perché in qualche modo ci siamo abituati. È lo stesso principio per cui se vado a mangiare un ristorante stellato e non sono soddisfatto mi faccio una review negativa, mentre se vado a mangiare da McDonald's e non sono soddisfatto dico vabbè, era McDonald's, non è che avessi chissà quali pretese. Quindi questo si chiama paradosso dell'eccellenza, un effetto psicologico ben studiato, che però a un certo punto bisogna interromperla questa catena, perché noi oggi siamo a continuare a rendere sempre più stringenti le normative sul nucleare, sempre più paranoiche, uso questo termine tranquillamente, incluse quelle sul deposito nazionale, cioè l'Italia per il suo deposito nazionale ha preso i criteri dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, che sono già pensati per garantire la sicurezza, e li ha resi ulteriormente restrittivi, molto più restrittivi, anche di un ordine di grandezza più restrittivi in determinati casi, e nonostante questo le persone vivono nel terrore che un deposito nazionale costruito nella loro regione andrebbe a contaminare le acque, andrebbe a danneggiare le coltivazioni, andrebbe a causare malattie. Cioè a un certo punto bisogna rendersi conto che insistere su questo aspetto della sicurezza fa ottenere l'effetto opposto, cioè dopo un po' le persone reagiscono con: se devi cercare di convincermi così tanto che è sicuro, è perché non lo è. C'è un'azienda che si chiama Ultra Safe Nuclear Corporation che io ho sgridato per il nome apposta, esattamente per questo motivo, ho detto dovreste smetterla di insistere su questo aspetto. Il nucleare è sicuro, basta, diamolo per assodato, se poi qualcuno ha dei dubbi gli rispondiamo, ma dobbiamo smettere di essere noi a stressare la gente su quest'ambito, perché si ottiene l'effetto opposto. Aggiungo l'ultima cosa e vado a chiudere. Ripeto, con questa attenzione al rifiuto radioattivo è incomprensibile come i costi del nucleare siano ancora così bassi, visto quanto spendiamo per gestire un metro cubo di scorie nucleari. È veramente incredibile che l'energia nucleare, nonostante tutto, riesca a essere commercialmente competitiva nella maggior parte dei contesti, poi si può discutere sui tassi di interesse e i costi e via dicendo. Come mai, come è possibile questa cosa? La Finlandia ha speso 3 miliardi per costruire il suo deposito. Questo deposito conterrà le scorie degli attuali 5 reattori in esercizio in Finlandia, prodotte dal 1983-84, quando è entrato in esercizio il primo, fino al 2120. Quindi sì, sono 3 miliardi, ma sono spalmati, come dire, su parecchio tempo e soprattutto su parecchia energia prodotta, perché ciascuno di questi reattori, quelli di Loviisa mi sembra siano da 600 megawatt, quindi producono
circa 5 terawattora all'anno, quelli di Olkiluoto, i primi due, sono da 800 megawatt, quindi producono circa 6,5 terawattora all'anno, Olkiluoto 3 sono 1600 megawatt e quindi produce circa 14 terawattora all'anno. Per 100 anni, come dire, il costo al kilowattora diventa significativamente basso, quindi la preoccupazione sul costo di gestione delle scorie nucleari per fortuna è bassa. Perché? Perché è vero che spendiamo tanto per stoccare ogni singolo metro cubo di queste scorie con tutta l'attenzione del caso, ma per fortuna un metro cubo di materiale nucleare esausto ha prodotto mediamente 10-12 terawattora di energia, che sono più o meno il fabbisogno annuale della Lombardia. E con questo passo la parola. Solo una cosa, perché magari una sua persona, aspetto giovani, cioè il consenso, lo percepisci il cambio di... Beh, non devo percepirlo io, ci sono dei sondaggi che ce lo dicono, oggi i giovani under 35 sono al 63% favorevoli al nucleare e la parte rimanente a cui contrari sono solo il 23%, perché c'è un 20% di, 15-20% di non sono rispondo. Il vero problema semmai in Italia è il fatto che i giovani hanno uno scarso peso demografico e quindi politico, cioè un italiano su due ha più di 55 anni e quindi come dire, il peso demografico, il peso politico delle generazioni più anziane, che sono quelli, che sono quelle dove si registra ancora la più alta percentuale di contrari, è maggiore. Allora, in parte... E no, non è più in maggioranza, ma oggi se andiamo a vedere sulla popolazione generale, un italiano su due è favorevole al nucleare e solo uno su quattro è contrario, okay? Poi c'è sempre un 20% di indecisi. Se andiamo a vedere tra gli over 55, i contrari sono di più, ma comunque non sono una maggioranza. Il problema è che i contrari sono molto contrari. Nel senso che mentre per i favorevoli molto spesso non è una deciding issue, cioè chi è favorevole al nucleare non cambierà il suo voto solo per questo, cioè se sei favorevole al nucleare voti Partito Democratico, non smetterai di votare Partito Democratico solo perché sono contrario, ti farai andare bene questa divergenza di opinioni del partito che voti. Questo, badate bene, non vale per il nucleare, vale in generale per tutto. Chi è favorevole tende a essere più, come dire, morbido, mentre chi è contrario tende a essere più rigido quando si è contrario a qualcosa. Chi è contrario al nucleare cambia voto su questa cosa, cioè se il partito, se il tuo partito di riferimento si esprime a favore del nucleare e tu sei contrario, cambierai il tuo voto, cioè voterai qualcun altro, non voterai. Quindi il fatto che i contrari siano, diciamo, molto agguerriti, dove dovete passare sul mio cadavere per fare qualunque cosa, fa sì che il loro consenso sia in qualche modo più ghiotto per i partiti, perché se io sono favorevole al nucleare perdo il consenso di quelli, mentre se sono contrario non perdo il consenso degli altri. Quindi i giovani che oggi sono favorevoli devono essere, cioè si avrà un mutamento quando i giovani che oggi sono sempre più favorevoli saranno sufficientemente agguerriti da questo tema da far capire ai loro rappresentanti politici che o dici sì al nucleare o non ti. Diciamo che ci ha confermato anche uno dei grandi insegnamenti di Antonio Martino, che tra le varie cose sagge che ha sempre detto è che almeno in Italia essere di sinistra vuol dire tendenzialmente capire i problemi con decenni di ritardo. Ci arriverà anche il Partito Democratico. Celso Simani, a te, ti do il mouse, così riesci a gestire da distanza. Vedi? Usalo. Un po' più vicino. Sì, lo vorrei che si sta. Spazio per la presentazione del libro sul problema.
non è facile trovare ambienti in cui coloro che parlano bene del nucleare siano ben accorti. Io sono troppo vecchio per raccontarvi tutto quello che ho vissuto, cioè mi è anche capitato in una conferenza normale tanti anni fa che ho dovuto scappare, cioè la DIT mi ha preso assieme ai relatori, ci ha portati via sotto protezione perché eravamo preoccupati. Ovviamente questo è successo dopo Chernobyl, quando tentavamo. Quindi in Italia c'è stata, e con piacere apprendo adesso che le nuove generazioni si avvicinano con più confidenza al nucleare. Detto questo, cerco di passare al tema per il quale sono qui, cioè la presentazione del mio libro. Hai fatto tu. Le informazioni che vi darò, che presenterò, sono ovviamente illustrate nel libro, ma io cercherò di selezionare i passi essenziali per portarvi sul tema che appunto il titolo vuole riassumere. Questo libro è stato ovviamente supportato da una ditta Campoverde che si occupa di rifiuti, dal suo amministratore delegato, dottor Giano, e in particolare, come è già stato detto in fase iniziale, il libro ha un taglio discorsivo per un pubblico vasto, cioè vuole essere alla portata di tutti, perché ci sono tanti libri che parlano di rifiuti radioattivi, pubblicati da organizzazioni internazionali come l'IAEA, l'OSD e organizzazioni molto prestigiose, però sono di un tecnicismo che in mano al popolo è ostico perché per capirlo, per la formulazione, per le unità di misura. Invece qui ho cercato di evitare tutto questo, quindi questo non ci sono dei dettagli tecnici come si fa la condizione dei rifiuti, ma si dice qual è la filosofia generale di trattamento appunto dei rifiuti. Detto questo, incidentalmente dal libro vedete che c'è una copertina un po' particolare, ma perché ha questa copertina? Perché l'immagine vuole dare l'idea che vogliamo dimostrare, cioè che i rifiuti radioattivi possono essere sistemati in modo sicuro. E il cavo di una banca è una delle icone che rendono il concetto di impenetrabilità e sicurezza. Allora abbiamo pensato appunto di mettere questo tipo di copertina. Ma in realtà perché è stato fatto questo libro? Questo libro ha un obiettivo fondamentale, di tranquillizzare le persone ossessionate dal pericolo del nucleare e contestualmente sensibilizzare le persone che il nucleare, lasciamolo stare, non si vuole interessare della materia perché gli sembra troppo difficile. Allora che si avvicinasse appunto a questo, probabilmente si rende conto che così non è. Scusate se ho fatto la rovescia. L'origine, qui sarò abbastanza veloce perché i rifiuti, vabbè, termine rifiuti significa che non ci sarà un ulteriore utilizzo e in particolare i rifiuti radioattivi ovviamente non sono stabili, avete già sentito nella prima presentazione, in quanto decadono, emettono radiazioni e le radiazioni tuttora fanno paura quando non sono erogate da ambienti sanitari che sono uguali, uguali per certi aspetti, però la gente vede le radiazioni sanitarie come il nucleare buono, le radiazioni industriali e il nucleare cattivo. Purtroppo non riusciamo a togliere questo concetto che rimane ancora inculcato in molte persone. Ma nei giovani devo ammettere che è meno, questo problema è meno sentito. Vediamo chi produce questi rifiuti. Normalmente la gente pensa che i rifiuti nucleari siano prodotti solo dalle centrali nucleari. Questo è già un grosso errore, perché i rifiuti provengono dall'ambiente sanitario, provengono dall'ambiente industriale e da altri settori che sono peraltro utili alla nostra società.
come vedete, beh, qui io ho descritto queste cose e quindi non serve che entri molto nei dettagli, perché i dettagli poi sono riportati nel film. Ma si chiederebbe uno, ma perché allora non faccio a meno di queste attività, cioè attività che coinvolgono il materiale radioattivo? Ebbene, in molte di queste attività la radioattività è un elemento non solo utile, però, ma indispensabile. E molte di queste attività sono fondamentali in campi irrinunciabili come la medicina, come vi ho detto, le terapie. Ci sono alcune terapie, oramai sapete che alcune terapie anticancro si avvalgono delle radiazioni ionizzanti. E avete avuto un'idea, ma non ha parlato, non ha dato nella prima presentazione la dose che si riceve a seguito di un trattamento anticancro, ma è un valore di un ordine di grandezza superiore al più alto valore che vi ho citato. Eppure fa impressionare, sì, è un valore molto alto, perché le radiazioni devono uccidere le cellule limitrofe, le cellule cancerogene, e quindi serve un alto valore. E l'abilità del terapeuta è quello di circoscrivere, focalizzare il fenomeno in modo da non avere il danno di altre parti. Sono uscito un po' dal campo, volevo dire, ma perché queste cose? Ovviamente tutte queste cose poi producono dei rifiuti, in questo caso che vengono appunto dalla sanità. Quindi oramai è certo che è impossibile vivere senza la radioattività. La radioattività c'è anche in natura, siamo circondati dalla radioattività. La dose che prendiamo dalla radioattività naturale, è stato detto poc'anzi, prima 3,3 millisievert l'atomo, è consistente se andiamo a paragonarla ad altre piccole attività di carattere, ma lo prendiamo tutti, l'abbiamo sempre preso. In più, noi stessi siamo radioattivi. La gente dice, come noi stessi siamo radioattivi? Nel corpo di tutti noi c'è un elemento che si chiama potassio 40 che è radioattivo e anche ha un decadimento, tra l'altro, ad alta energia. Eppure l'uomo vive da sempre e la vita media è sempre in aumento, non diventissimo. Sì, è vero, i rifiuti radioattivi non sono tutti uguali. Anche qui la normativa internazionale e anche la normativa italiana, l'avete già visto prima, quindi non perdo molto tempo, classifica i rifiuti brevemente. Ci sono i rifiuti cosiddetti esenti, perché bisogna chiarire anche questo. Esenti significa che la soglia di radioattività è inferiore a un valore citato in una normativa, appunto normativa nucleare, per quale già di sotto di questa soglia il materiale non è radioattivo. Ci sono i rifiuti esenti, ci sono i rifiuti a breve vita media, i rifiuti a bassissima attività, i rifiuti a bassa attività, i rifiuti a media attività, i rifiuti ad alta attività. Ma dove voglio arrivare? Perché dobbiamo parlare di sicurezza. Ognuna di queste classi presenta un rischio diverso, ma vi posso dire che ogni classe deve garantire lo stesso altissimo livello di sicurezza alla popolazione. Quindi tutto quello che si farà per mantenere eventualmente in depositi specifici questi rifiuti dovrà essere commisurato alla loro radioattività, perché alla fine noi non vogliamo averne effetti al di fuori della realtà dove vivono questi rifiuti. E qui aggiungo, solo in Italia c'è questo, in Italia l'autorità di controllo rilascia l'autorizzazione a costruire depositi di rifiuti o comunque il deposito nazionale solo se l'impatto con la popolazione e circostanze è inferiore al livello di non rilevanza radiologica stabilito internazionalmente, che è 10 microsievert. Cioè tu lo fai se mi dai garanzia che non può succedere niente alla gente. Non è così.
comunque sia i progetti che ci sono per i depositi rispettano questa prescrizione perché è legge. Quindi, abbiamo già avuto un esempio, è peggio un rifiuto radioattivo che un rifiuto tossico, anche qui non mi dimenticherò molto, ma è stato detto prima, il rifiuto radioattivo perlomeno la sua pericolosità col tempo diminuisce perché c'è già una vita media, al passare della vita media dimezza la sua radioattività e così via, un rifiuto tossico rimane sempre lo stesso. A proposito di questo di tossicità vi aggiungo una curiosità, nel libro che ho fatto, proprio tra le domande citate all'inizio, qui si dice il plutonio è l'elemento più nocivo, più velenoso di questo mondo. Non vi dico quale, ma se prendete lì, vi stupirete a trovare che è un prodotto che noi ogni giorno assumiamo è più velenoso del plutonio, ovviamente negli stessi termini quantitativi, nel libro c'è tutto. E poi il veleno dei serpenti, il ricino, ci sono tante cose. Sono tutte robe che fanno più male alla salute di quanto, tanto per darvi un'idea di quanto si parli spesso a bando e si voglia eccedere sulla pericolosità del nucleare. È ovvio che sono comunque rifiuti, che è bene minimizzarli, cioè c'è un concetto che viene attuato nel campo nucleare che consiste appunto, ne avete la presentazione in questa piramide riportata a rovescio, cioè il concetto primo, uno deve evitare di produrre dei rifiuti di questo tipo, laddove è possibile. E il primo obiettivo è questo, limitare la produzione. E il secondo che segue, come vedete, è anche quello di minimizzarne le quantità che si associano ai due concetti. Dopodiché il riuso e il riciclo dei materiali radioattivi deve essere perseguito, anche se possiamo fare di più di quanto si riesca a fare sino ad ora. E poi c'è il problema di minimizzare i volumi. Perché minimizzare i volumi? Perché nel famoso deposito nazionale, se mai verrà fatto in Italia, dobbiamo mandare meno roba possibile, se no deve diventare infinitamente grande, anche se rispetto ai depositi che ci sono in Europa, comunque il nostro è piccolissimo, sia ben chiaro, perché abbiamo già un'idea precisa di quanti rifiuti andranno nel deposito nazionale, perché non abbiamo più centrale nucleare, conosciamo bene la produzione media di rifiuti in Italia, quindi si possono fare delle previsioni future su quello che potrà succedere, quindi minimizzare i rifiuti. E poi ovviamente gli smaltimenti tutti devono essere fatti in modo controllato e sicuro. Come li rendiamo sicuri? Signori, queste tecniche sono già, erano già in uso, dico erano perché devo parlare al passato. Io purtroppo ho passato la mia vita in una centrale nucleare, l'ho vista funzionare, l'ho vista fermare, l'ho vista smantellare, cioè bruttissimo per uno che costruisce qualcosa e poi lo deve anche smantellare. Ho visto tutti questi aspetti, quindi in tutta questa realtà abbiamo sempre trattato i rifiuti, cioè i rifiuti prodotti sono sempre stati condizionati secondo delle metodologie che risultano essere sicuri. Alla fine tutti questi rifiuti che vengono cementati, che vengono bitumati, che vengono trattati con un polimero che dà la consistenza solida del rifiuto, sono sempre messi in un contenitore, normalmente di acciaio, che ha vari spessori in funzione del tipo di radioattività che c'è all'interno. Qualche volta c'è uno schermo interno, dipende dall'attività e dal tipo di radiazione che mette per rifiuto. Comunque sia, sono trattati in un modo per rendere sicuri. C'è un problema che è quello delle sorgenti sicure, ma vi voglio
parlare di una curiosità. Se voi vedete, qui c'è una locandina, questa locandina un centinaio di anni fa, diciamo, ha portato all'arricchimento dell'industria che produceva quel prodotto, che era un prodotto che non possiamo definirlo un medicinale, perché non era sottoposto a controllo medicinale, perché veniva venduto come prodotto naturale, infatti aveva dentro la radioattività naturale. E nell'opuscolo, nel giardino, c'era scritto che curava 120 malattie, tra cui la fertilità, preveniva l'impotenza degli uomini, c'era dentro, faceva tutto, era radioattivo. L'industria lo vendeva a un prezzo pari a 400 volte il prezzo di produzione. Tutti questi dati sono ovviamente riportati con dovizia di particolare, proprio per incuriosire il lettore del libro, perché quando vede queste cose dice andiamo a vedere, ovviamente. Ma perché? In virtù del fatto che, pur conoscendo il danno dell'alta attività, cioè delle dosi impegnative di radiazione, si era convinti che le basse dosi, cioè, creassero un effetto denominato ormesi, un effetto benefico sul corpo umano. Guardate che questo concetto dell'effetto benefico non è tanto da immaginare, perché la coramina, vogliamo dire, uno sta male, il cuore non va, gli danno una goccia di coramina, ma se dà una goccia gliene da 10 lo ammazza. Quindi, per dire, esiste nella medicina questo concetto, e veniva sfruttato all'epoca per motivi commerciali. Adesso ovviamente è bandito in tutto il mondo, ovviamente, questa cosa, come tutta la radioattività nei prodotti commerciali è bandita, anche se esageratamente. Parliamo di smaltimento, visto che questo è uno dei problemi, un problema che non riusciamo a risolvere in Italia. Intanto, in modo generale, vi voglio dire, così cerco di essere anche sintetico, l'attività molto bassa e l'attività bassa può essere smaltita, diciamo, a livello superficiale. A livello superficiale intendo fino a massimo 10 metri di profondità, cioè scavo qualcosa che sia accessibile, che possa anche recuperarlo se volete. Questo è il concetto generale attuato in tutto il mondo. Diversamente, per quanto riguarda i cosiddetti rifiuti classificati come intermedi, cioè attività un po' più alta, se vedete qua, vedete già che vengono portati a 100 metri per poi arrivare a 800.000 metri per quanto riguarda i depositi geologici. A ogni luogo è visitato il deposito, è andato giù con il cavo, giù col bus sotto. No, ascensore, questo è, lo so, c'è anche l'ascensore. E se avessi avuto un bus? Perché io in quel caso, ovviamente, tanti anni fa l'ho visitato, era in costruzione, c'era solo il deporto per la bassa e la mia bassa attività. Vestito così, siamo saliti sul bus, cioè no, per motivi di sicurezza, controllati, monitorati e tutto quanto. E il bus, ero curioso di vedere, il bus parte, va giù, sottoterra, le rocce si vedono lateralmente, sotto il mare, attenzione, Io pur avevo già un'esperienza, ho vissuto negli impianti nucleari tutta la mia vita, quindi, eppure mi guardavo con una preoccupazione, mi dicevo, ma siamo sotto il mare qui? Siamo andati giù tranquillamente, facendo vari tornanti, arrivati in fondo, c'è una bella piazza, ci hanno fatto scendere, ci hanno fatto vedere dove tenevano i rifiuti. Questo tutte le settimane o le prevenzioni delle viste per la popolazione. Perché solo la confidenza con questa realtà ti permette di accettarla. E vedete che come fanno a gestire. Eppure ci sono gli studi, ha già accennato prima di me, la capacità che hanno queste strutture di resistere, gli studi che sono stati fatti, sono studi incredibili, però non tutti vogliono sposare queste conoscenze, e infatti noi viviamo in un'ignoranza che non ci permette di valutare queste realtà. A
avrete sentito parlare di affondamenti in mare, di tranquillizzo, non c'è più da tanti anni. Ufficialmente tutto si è finito nel 1900, ma sono stati effettuati. Come si dice? Vedete, a parte che questa è così esplicativa questa foto che vi potete rendere conto. Vedete, queste specie di missili venivano a una velocità di oltre 200 km orari, venivano sparati e andavano, vedete, a fondarsi sui fondali marini. Mi sono stati fatti morire. E vi dirò di più, cosa che anch'io non sapevo bene, ma tanto la società, la più grossa società che faceva queste cose, è una società italiana, gestita da un certo ingegnere Comerio di Busto Arsizio, che diceva cosa mi, che nel libro che ho parlato, che in genere non si sa, che ha fatto diverse cose, poi ha dato a fine il male questo signore, perché visto il business, c'è stato nel 90 la London Damping Convention, ha vietato questo tipo di tecnica. Ma lui è andato avanti, l'ha proposto al Sudafrica, che già aveva le centrali nucleari, il Sudafrica ha firmato un contratto, gli ha dato dei soldi, ma quando è venuto a scoprirli, all'inizio non si sapeva bene questo, poi ha avuto una gran, insomma lui ha dovuto sparire dalla circolazione, perché vendeva una cosa che non era più ammessa, però è stata fatta. E in Italia ha avuto un'industria che si è cimentata. Trasporto di radioattività o dei rifiuti radioattivi, signori miei, io non conosco da più di 50 anni a questo campo al mondo incidenti durante il trasporto di questa roba, non ce ne sono. Ovviamente, vabbè, di tutti i tipi, perché i trasporti avvengono sia per aereo, per nave e trasporti stradali. Non ce ne sono stati, non è mai avvenuto in queste fasi un incidente che abbia creato danni importanti alle persone o alla vita, e questo è un dato di fatto, non si può contestare. Quindi la sicurezza del trasporto, direi che c'è. Non vi ho citato il milione di trasporti che si fanno all'anno, milioni. Sono possibili incidenti, questo è stato il grosso guaio del nucleare. Uno dei miei primi libri parla proprio e solamente degli incidenti nucleari che hanno affossato, almeno in Italia, gli impianti nucleari che c'erano, abbiamo chiuso tutti. Come potete vedere, incidenti ci sono stati, è innegabile. Io ho cercato anche in un libro di spiegare in modo il più obiettivo e il più rigoroso possibile, perché se voi andate a cercare in internet trovate tutto e più di tutto. Il numero di morti è spaventoso. Io ricordo come se fosse oggi, maggio 1986, prima pagina del Corriere della Sera, il giornalista Foresta Martin, che io ho incontrato anche qualche anno fa. All'epoca i giornali avevano anche la parte del giornalista scientifico, infatti lui era un di soldi sulle scienze, perché c'aveva un esperto di scienze, lui in prima pagina, in Italia, si può reperire questo, avremo 3.000 morti a causa di Chernobyl nei prossimi 2-3 anni. Io ho incontrato questo giornalista, ovviamente 20-30 anni dopo Chernobyl, dall'86 in un convegno, anzi l'abbiamo invitato, è venuto, e gli ho chiesto, ma lei si ricrede su quello che ha scritto? Guarda, mi ha risposto. Io prima di venire qui mi aspettavo questa domanda. Ho chiesto, non tanto ai suoi informatori dell'epoca, che forse non c'erano più, ma alle organizzazioni che ancora esistono, l'Istituto Superiore di Sanità, che hanno dato a lui quelle informazioni. Loro continuano a dire che a livello statistico potrebbe essere, perché si confondono nel numero di morti per cancro che ci sono in Italia. Io dico, lei è stato soddisfatto di questa risposta? Ma insomma non molto, però finita lì. Cioè, questo per dire che magnificare le cose semplici, esporre la realtà è molto più.
più difficile. E spesso non è conveniente, perché il Corriere della Sera, riportando quel titolo, ha raddoppiato le vendite. Se invece diceva c'erano, non ci sono problemi, le vendite dimezzavano, perché poi l'economia è quello che fa girare tantissime cose che ci piacciono. Quindi gli eventi catastrofici sono riportati anche in questo libro. Ovviamente ce n'è uno che ne sappiamo poco, ma io sono riuscito a reperire degli altri, cioè dico, permettetemi la parola, il gran casino che è capitato in Russia, era un impianto militare, facevano le bombe e tutto quanto. Lì sono successe tantissime cose che non erano note fino a pochi anni fa, e lì effettivamente c'era un incidente nucleare, che hanno avuto impatti ovviamente, pur essendo un posto al di fuori di ogni realtà, però avendo contaminato il fiume che passava da quelle parti, questo fiume è andato a finire in un lago, e quindi la contaminazione è stata diffusa. Però ci sono altri due incidenti citati. L'incidente della Boriana, la sorgente sigillata, è un incidente in Ucraina. No, adesso non ve li descrivo, ma sono incidenti dovuti alla noncuranza, al non rispetto delle leggi, addirittura al furto. Quello della Boriana, addirittura un ospedale dismesso, ha lasciato lì questa, era acceso il 137, la sorgente radioattiva, per radioterapie, per curare. Cambiato posto, non sapevano quando, l'hanno lasciata nei rifiuti, la gente andava a pescare, eh? Un rottamato, detto in italiano, vede questa roba, la prende, se la porta a casa. Guarda caso, va a sfogliare, smonta un po' e vede un meraviglioso effetto azzurro blu. Ecco l'effetto cerico. Che meraviglia! Questo è un diamante, questa è una cosa preziosa, l'ha pure regalata ai suoi amici, ai parenti, ai pezzettini. Ora sono morte queste persone. Non vi dico poi la contaminazione di disastro, però se leggete trovate tutta la descrizione di questo andazzo di cose. Come pure quello dell'Ucraina. L'Ucraina anche qui c'era di mezzo l'Olimpiade. L'Ucraina era Russia all'epoca. C'era di mezzo l'Olimpiade, dovevano dimostrare che facevano gli alloggi per tutti, hanno costruito rapidissimamente dei condomini. Morale, la sabbia che arrivava a un certo posto, guarda caso, conteneva l'altro sorgente 1936. Nessuno se n'è accorto, ha fatto un condominio, grazie a Dio, riguarda solo le pareti di due abitazioni, ma queste abitazioni, le persone che erano in prima muore, tutti i componenti della famiglia. E leucemia, e però dice, è una cosa ereditaria. Viene affittato un altro, perché mai si pensava, cominciano a morire anche i secondi, poi è venuto il sospetto a un capo famiglia che ci fosse qualcosa, ma hanno capito, hanno trovato. C'era la radioattività nella sabbia del muro costruito in casa, che ha provocato dei morti. Quindi la radioattività ammazza anche. Ma se andate a leggere le circostanze in cui è venuto, vi rendete conto. Quanta radioattività abbiamo in Italia? Sono numeri contenuti rispetto all'Europa, rispetto al mondo. Conosciamo tutto, sappiamo quanta roba c'è. E vedete che la maggior parte riguarda i veri i rifiuti a molto bassa attività, mentre i rifiuti già attività intermedia, vedete, quantitativamente è inferiore. Non si parla qui di rifiuti ad alta attività, perché il combustibile delle nostre centrali nucleari è quasi tutto andato agli impianti di riprocessamento, in particolare è andato in Francia. La Francia è indiavolata con noi, perché è andata al riprocessamento, abbiamo pagato il riprocessamento, e dovevano i vetri, cioè la parte che non veniva riutilizzata, a ritornare in Italia. Io ricordo accordo che il ministro Bersani mise nero su bianco: noi entro il 2019 avremo il deposito nazionale e tutti questi vetri ritorneranno in Italia. La Francia, andiamo a parlare con quelli, non ne vuole parlare, non crede più a noi. Guardate che io ho avuto dei problemi per motivi di lavoro con questo.
concettualmente, perché? Perché sono stati traditi in queste aspettative. Quindi i rifiuti identificati in buona parte sono ancora in frano, ci fanno pagare delle legnate di cui è meglio parlare sull'Inghilterra, penso. No, sono anche in Inghilterra. No, la parte che stava a questa trasferita sera per fare una roba unica che dovremmo rispedirci l'anno prossimo. Non si sa, la però l'anno prossimo scade il contratto, quindi c'è anche il poi. Contratto è scaduto diverse volte. Sellafield, io ho visitato Sellafield, ho visitato la Haag, sono gli impianti di così, io l'ho visto là. Ho visto anche a Sellafield il combustibile della mia centrale era proprio a Sellafield, perché avevano diversificato il comodo per il processo. Che l'abbiano, mi fa piacere, questo non lo sapevo. Comunque, tutte queste cose rendono poco credibile il nostro atteggiamento nei confronti di questi prodotti. Grazie a Dio abbiamo un servizio che ritira i rifiuti radioattivi che vengono prodotti, in particolare adesso dagli ospedali, perché gli ospedali, non solo gli ospedali, c'è anche l'industria, vengono prodotti e c'è adesso la nuclea, la società appunto che adesso è al 60% di proprietà della Sogi, questi dovrebbero essere raccolti da questa società, la quale società però da anni ha già i suoi depositi pieni. Allora si è creato un servizio integrato, cioè ci sono altre società private che cercano di gestire sul territorio italiano questi rifiuti radioattivi. Gestirli significa prenderli, renderli sicuri, minimizzare i loro contenuti e poi cercare di darli al deposito centrale, in attesa del cosiddetto deposito nazionale, che non si sa bene quando potremo farlo, perché non c'è il consenso né politico né popolare e tantomeno delle istituzioni che dovrebbero esprimere l'Europa. A questo proposito c'era una notizia, non so se sia corrente, che tutti, quando è stato pubblicato la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee ai Rifiuti, è stata pubblicata e a quel punto, approvata, si passava alla seconda fase, cioè la regione, la provincia, il comune interessato poteva avanzare la propria candidatura per ospitare questo. No, su tutti i fronti. A un certo punto un comune d'Italia ha alzato il taglio, sarei interessato. Cercato di resistere, ma ho saputo che meno di un anno fa ha ritirato la sua candidatura. Posso dare qualche dettaglio su questo? Aggiungo qualche dettaglio perché sono stato coinvolto personalmente nella vicenda. Il sindaco di Trino Vercellese, Daniele Pane, è favorevole al nucleare e la maggior parte degli abitanti del comune è abituata a vivere con la centrale nucleare vicino, perché Trino era sede di uno dei 4 impianti nucleari italiani operativi. Inoltre la municipalità di Trino Vercellese comprende anche il comune di Leri. Mentre la centrale nucleare si trova nel comune di Trino, che è vicino al Po, il comune di Leri è più in alto e si trovava lì una centrale a gas, la Galileo Ferraris. Chiusa nel 2015, nel 2021 è stato decretato che sarà smantellata perché non c'è modo che quella centrale possa produrre energia in maniera economicamente competitiva rispetto a quella che importiamo da Francia e Svizzera. Quindi, siccome c'è un'area che nel 2015 non si sapeva che sarebbe stata disponibile, perché c'era la centrale a gas che poteva potenzialmente essere riaccesa, ma nel 2021 è diventata disponibile, Trino ha detto: noi siamo idonei, saremmo stati idonei a essere inclusi nella carta delle aree perché questa area è compatibile, non lo siamo stati perché c'era questa struttura, ora che questa struttura è in dismantellamento possiamo candidarci per fare il deposito e la nostra popolazione è in gran parte favorevole. Chi è che si è opposto? Non tanto gli abitanti di Trino Vercellese abituati a vivere vicino alla centrale nucleare, ma gli abitanti dei comuni limitrofi, in particolare dall'altra parte del Po, i comuni del Monferrato, le due arcidiocesi di Vercelli e di Alessandria, ci tengo a specificarlo perché quando si tratta di restare indietro su questo paese credo sia giusto riconoscere anche la Chiesa il suo ruolo. Sappiamo che hai una spiccata sensibilità religiosa e un apprezzamento nei confronti del clero, quindi.
E quindi, ma qual è il problema? Il problema è che Trino ha presentato la sua candidatura l'11 gennaio, non lo ricordo perché era il mio compleanno, e sono il sindaco che aveva iniziato già prima a fare incontri sia con la cittadinanza che nel resto della regione Piemonte, incontri ai quali ho partecipato anch'io come relatore. Poi gli è stato detto, siccome però la procedura prevede che il comune si candida, ma la candidatura va controfirmata dal presidente della provincia e della regione, il presidente della provincia e della regione del suo stesso partito, che è lo stesso partito di governo, a parole favorevole al nucleare, gli hanno detto neanche per sbaglio te la firmiamo questa candidatura, perché ci sono le elezioni regionali e anche le elezioni europee. Questo ci tengo a dirlo anche perché poi ogni tanto sento ma questo governo è favorevole al nucleare, ma questo governo si piega ai nimbi dell'arcidiocesi e dei comuni per il deposito nazionale, figuriamoci con le centrali nucleari se non si piegherebbe ai nimbi di turno. Quindi la credibilità di questo governo sul nucleare in questa circostanza è stata misurata molto bene. Ci piace essere precisi, avete l'arcidiocesi, il partito qual è? Fratelli d'Italia. Ok, non lo so. No, il partito, ho detto il partito di governo. Fratelli d'Italia, che è il partito sia del sindaco, che era del sindaco Daniele Pane, detto che quest'anno non ha ancora rinnovato la tessera, sia del presidente Cirio, presidente della regione. No, per quello che l'ho chiesto, perché Cirio è di Forza Italia, invece, i due partiti sono diversi. Ah, ok, Cirio di Forza Italia. Vado quindi alle conclusioni. Le conclusioni sono appunto quelle che solo leggendo il libro potete togliervi, quelle curiosità che ancora rimangono irrisolte alle persone ben pensanti, perché avete visto anche il fatto della proposta per il deposito, che fine ha fatto. Avevano tutte le buone intenzioni. Trino Vercellese, come si chiamava una volta, è cresciuta come una centrale nucleare. La centrale nucleare ha reso quel nucleo di case, di contadini, l'ha reso una città. Perché io ricordo, io sono stato direttore della centrale nucleare di Trino, perché quando veniva il sindaco a chiedere qualcosa gli davano tutto, cioè pur di trattarli, cioè, che erano poche cose, però erano impianti importanti. E quindi anche nel referendum del 1987, c'è stato, come nella media nazionale, l'80% è più no, di fatto, a quello che vuole. Invece a Trino sono andati oltre il 40%, erano ovviamente favorevoli al nucleare. Ovviamente poi si andava ad occupare un'area per il futuro nucleare che riguardava terreni espropriati, i cosiddetti risaioli, quelli che vedete, quindi c'è stata una contestazione che io ricordo incredibile da riferire in questo momento. Comunque, la realtà, il prossimo step è il deposito nazionale. Non fare il deposito nazionale significa continuare a pagare un'infrazione che la Commissione europea applica nei confronti dell'Italia. Siamo così ricchi che possiamo permetterci anche di pagare le multe e non riusciamo a concludere. Noi ci auguriamo che vada in senso positivo, ma onestamente io non penso di riuscire in brevissimo tempo a vedere il deposito, anzi io penso che io non riuscirò neanche a vedere il deposito. Questo è il mio rammarico, nonostante gli studi e ci tutto lavorare tutti professori. Quindi vi lascio, permettetemi solo di dire che chi scrive questo libro, io con il mio collega Tributi, abbiamo tutti e due passato più di 50 anni in ambiente nucleare, centrale nucleare, lui a livello di progettazione, io a livello operativo presso il centrale nucleare, quindi abbiamo prodotto tanta energia, io mi ricordo che producevamo energia, però poi abbiamo chiuso gli impianti e siamo rimasti con i cerini in mano senza niente. A questo proposito vi voglio ricordare che oltre al libro di oggi, precedentemente ho pubblicato altri due libri, quello degli incidenti nucleari riferiti ai problemi ambientali, in cui si quantificano le dosi alla popolazione, cioè i danni ricevuti alla popolazione, anche da noi, in modo un po' più obiettivo di quanto possiate trovare lì.
come pure l'altro libro di cui forse qui abbiamo fatto, una presentazione, che riguardava il futuro delle luci. Mi fermo qui per tutti, penso che sia scaduto. Tanto visto che so se c'è una domanda, chiedo magari di mascherare in prima fila per fare la domanda. Insomma, vorrei solo sottolineare una cosa, visto che non sei una signora lo possiamo dire. È stata esposta una vita all'energia nucleare, alle radiazioni, eccetera. Visto che sei nel 1948, forse farà anche bene, vista l'efficacia espositiva e la grinta con cui hai esposto questa sera. Prego, chiedo di venire magari qua così ti inquadra, che ci serve per il video. Grazie. Io volevo farvi una domanda che c'entra con i rifiuti nucleari. Però devi dirlo cosa fai. Ah, io sono ingegnere nucleare, sono un fisista, quasi finito adesso il percorso, 16 minuti spero. Io volevo chiedervi da divulgatori quanto faccia male fare confusione con tra fissione e fusione, perché tanti politici parlano di fusione come se fosse una cosa imminente, infatti io parlo con tanti amici e mi dicono aspettiamo che arrivi la fusione per fare le centrali, solo che sappiamo che arriverà forse tra centinaia di anni, ma centinaia no? No, nel 2050 dovrebbero accendere per fare la prova a ITER, però purtroppo. No, e poi invece quanto si parli poco delle fissioni di quarta generazione, che consentono anche di diminuire tutti i rifiuti che abbiamo, diciamo. Grazie. La mia risposta è che non c'è una vera confusione tra fissione e fusione da parte dei politici, c'è semplicemente una preferenza per quello che non c'è. È molto comodo dire aspettiamo la fusione, tanto non c'è, quando poi arriverà ci penserà qualcun altro, no? In questo modo mi scarico la responsabilità. Se la fusione arrivasse tra 5 anni, cosa che ovviamente non succede, giusto perché poi c'è Descalzi che racconta una serie di balle a questo proposito, quindi ci tengo a specificarlo. Io ho anche scritto un post molto lungo sfidandoli a denunciarmi se ho scritto qualcosa di falso, e non farà la fusione nel 2030 e non sarà commerciale negli anni 30 mai, neanche negli anni 40 probabilmente. Ad ogni modo, se arrivasse, se domani la startup si inventa una roba avveniristica, vedrai che aspetteranno quella dopo di tecnologia. Non c'è un universo, cioè è proprio un modo per scaricarsi le responsabilità. E d'altra parte esiste una diffusa tendenza ad attribuire alla soluzione prossima futura le caratteristiche di un miracolo. Quando un certo politico con cui mi sono confrontato sull'inceneritore di Roma, ho fatto la domanda, sì ok, ma qual è l'alternativa considerando che c'è una frazione non riciclabile, ha iniziato a parlarmi di strane forme di termovalorizzazione basate sull'ossigeno, che mi risulta si usi in tutte le forme di combustione, ma evidentemente ero ignorante io, avveniristiche, che poi ho scoperto esistere, ok? Semplicemente sono molto indietro e anche del tutto antieconomiche rispetto ai vantaggi che producono. Magari tra 10 anni lo saranno economiche, però perché questo politico, ok, lo dico in conto, perché questo politico ci teneva tanto a parlare di queste cose? Perché non ci sono, perché così quando poi arriveranno ci penserà qualcun altro, nel frattempo impigliamo rifiuti e vediamo come. Sì, per quanto mi riguarda, Filippo, no, due parole, non ti rubo molto tempo. Sposo la sua tesi, temporeggiare per non decidere, questo è l'atteggiamento dei nostri personaggi politici che dovrebbero decidere. Sì, no, in realtà devo accodarmi anch'io a questa risposta, alla fine è molto un problema di percezione anche dal mio punto di vista. E certe cose nucleari sono percepite come cattive, la fissione, certe altre sono buone, come appunto gli impieghi, diciamo, in Cina, la fusione è buono perché sarà pulita, sarà privo di rifiuti radioattivi, cosa non del tutto vera, sarà un combustibile infinito, sì, però anche la fissione, se vogliamo in realtà essere più precisi, ha una quantità di combustibile tale da permetterci di vivere per i prossimi 50.000 anni, e a quel punto lì potremmo anche non occuparci veramente se finisce il combustibile. Quindi è appunto un po' una questione di percezione e di convenienza. Tra l'altro, una cosa divertente sulla fusione, che si parla di combustibile infinito, quando in realtà letteralmente è già finito. Cioè, nel senso che di trizio abbiamo già praticamente esaurito le riserve, infatti una delle sfide della fusione è riuscire a produrlo all'interno del ciclo.
poco probabili, anche se possibili, quindi sono improbabili ma possibili, e sono possibili soprattutto in caso di estrema incuria, come nel caso dell'ex Unione Sovietica, come abbiamo visto. Parlando invece della sicurezza, lo scenario di un attentato terroristico che utilizzi le scorie nucleari a mo' di bomba sporca è nel regno dell'impossibilità o è nel regno dell'improbabilità? Come fanno già? Se vuole rispondere aggiungo qualcosa. Beh, nel libro se ne parla. Tra le varie domande e c'è anche la risposta, quindi dobbiamo spoilerare perché ovviamente è un'opinione. Intanto il problema della bomba sporca, se siete attenti, è diminuito adesso. Alcuni anni fa, 7-8 anni fa, c'era questa psicosi. Addirittura i carabinieri del NAS andavano da tutti i detentori di sostanze radioattive a verificare che la detenzione dei soggetti radioattivi fosse fatta in modo sicuro, cioè pretendevano il monitoraggio dell'aria, i sistemi di allarme, che non ce l'aveva, se non li fai chiudi non lo utilizzi più, quindi c'era questo problema. Ma al di là di tutto, anche se facessero un bomba, il danno non è apocalittico, il danno sarà dell'effetto della bomba quanto tale, ma non della radioattività che riescono a spargere in giro, perché è in qualche modo quell'area modificata. Ecco, mi trovo a contraddire quanto appena detto, ma non perché abbia detto qualcosa di falso. Ad oggi una bomba sporca è uno scenario molto studiato, sul quale io sto anche lavorando con il mio dottorato a Tor Vergata e presenterò una relazione dopodomani in collegamento con l'Università di Kiev. Una bomba sporca può produrre un effetto apocalittico non dovuto alla bomba, non dovuto alle radiazioni, dovuto al panico. Oggi lo scenario di una bomba sporca è uno di quelli che preoccupano di più gli analisti internazionali e gli analisti militari, a causa del possibile effetto panico che potrebbe generare. Se l'argomento viene trattato dai media senza la giusta educazione e senza la giusta attenzione, cioè della serie di giornalisti sarebbe il caso che sapessero almeno le unità di misura di quello di cui stanno parlando, c'è il rischio enorme di un fenomeno di panico di massa con le conseguenze apocalittiche del caso. Voi immaginate una bomba sporca che scoppia in Piazza Duomo a Milano. Dopo 10 minuti si diffonde la notizia che la bomba era radioattiva. A quel punto le conseguenze della bomba dipendono dalla quantità di esplosivo usato, possono andare da qualche morto a qualche decina di morti o anche a zero. Le conseguenze della radioattività molto probabilmente si misurerebbero nell'arco di qualche caso di tumore in più, nel senso di unità di casi di tumore in più, nell'arco di 30 anni. Cos'è che succede però? Hai 1 milione di persone in fuga da Milano, supermercati assaltati, incidenti stradali, persone investite, folle che si calpestano. Migliaia di morti. Miliardi di danni, al minimo. Migliaia di morti, no, siamo nell'ordine delle centinaia come stima per una città da 2 milioni di abitanti, cioè ci sono dei modelli. Ma stiamo parlando di miliardi di danni, ok? Quindi conseguenze che... Se non sono apocalittiche, sono comunque molto gravi, tutto per il panico. Quindi è una cosa su cui bisogna fare estrema attenzione, sulla quale bisogna iniziare oggi ad educare la stampa, che quando ti dice c'è stata una diffusione di radiazioni non possa sia illegale concludere la frase lì senza aggiungere pari a tot millisievert che si rapportano in questo modo con le dosi quotidiane. Grazie, credo che se ci sono altre domande le ascoltiamo. Ti posso chiedere di venire davanti, sì, certo, se non ti parliamo. Grazie. Allora, io ho una domanda, nel senso che un bel po' di anni fa, penso 5 anni fa, ero stata nel Garigliano, una zona abbastanza tristemente famosa in Italia per lo scorretto smaltimento dei rifiuti e diciamo che della popolazione generale che aveva già avuto una centrale nucleare, diciamo, nell'area, c'era questo risentimento dovuto al purtroppo coinvolgimento delle mafie all'interno dello smaltimento dei rifiuti, cosa che ovviamente nel nucleare, in quanto super controllato, non accade.
Diciamo che io ho cambiato un po' idea, diciamo, sul nucleare, sicuramente ho seguito la bombetta atomica perché da lì ho cambiato idea riguardo, e anche per aver parlato con dei ragazzi che lavoravano per Red Lines in Francia a riguardo. Per quanto mi riguarda, bisognerebbe cercare di coinvolgere la popolazione generale a prescindere dall'appartenenza politica, per cui mi chiedevo, secondo voi quali sono, potrebbero essere delle strategie da attuare per convincere la popolazione generale italiana a cambiare idea sull'argomento per garantire una sostenibilità energetica all'interno del nostro paese? No, scusate per la domanda. Posso tentare io, visto che nessuno? Non puoi che Per me è molto semplice. Non dobbiamo inventare niente. Dobbiamo seguire l'esempio dei francesi. I francesi hanno istituito un sistema per arrivare alla popolazione. È abbastanza complesso, è da anni che lo fanno. E quindi, signori miei, vediamo cosa hanno fatto loro e prendiamo la parte buona di quello che sono riusciti a fare, perché loro costruiscono e hanno le centrali nucleari senza le contestazioni che abbiamo noi. Quindi chiudo con semplicità. E le abbiamo tutte al confine nostro. Bravo. Che sono quante? Sei da francese? Sei? Centrali francesi sono 17, 57 reattori operativi, e quelle vicino al confine italiano sono 3 in realtà, quelle sulle 3 sono una decina di reattori. Sono esattamente 10 reattori. 4 a Fincastel, 4 a Bologna e 2 a... Quindi la popolazione, in 50 anni che si dovevano fare le centrali nucleari in Italia, 50 anni fa. Se non si sente, se non riusciamo a sentire. No, solo per appunto ricollegarmi alla domanda di prima, quello che bisogna fare è educare, cioè bisogna parlarne nelle scuole, bisogna parlarne con le persone che sono contrarie, bisogna parlarne con il più possibile, perché deve essere un po' rotto questo velo di misticismo. Ancora molto quest'idea che si tratti di un settore appunto chiuso, che ha qualcosa da nascondere in termini di sicurezza, in termini di tante altre caratteristiche, quando questo non è vero, è un qualcosa appunto che deve essere vissuto e spiegato nella maniera più trasparente possibile, perché non si fa cambiare idea alle persone in un giorno, non si fa cambiare idea in un evento singolo, sono tanti piccoli sassolini. Buonasera, volevo ringraziare per la vostra esposizione su un argomento che avrei come medico ospedaliero internista a suo tempo avrei tanto desiderato. Forse voi non lo sapete, il tempo poi passa, ma a Lodi negli anni 80 e 90 siamo stati ai vertici italiani per il tumore. Anche seppure in assenza di un registro tumore nazionale come in altri paesi più evoluti, diciamo, più organizzati. E in quel tempo noi avevamo la centrale termoelettrica vicino di Tavazzano, non una gas, che andava, diciamo, schifezze, ecco, perché mi dicevano che andavano dentro di tutto. Comunque era qualcosa di spaventoso l'inquinamento, non so se lo sapete, ma d'inverno si vedevano le false nevicate, le particelle inquinanti, insomma, forse carboniose, proprietà di cosmobile, freddo, sembrava neve, e comunque erano particelle inquinanti, quelle che normalmente respiravamo in assenza di certe condizioni di umidità e di temperatura. Quindi anche per quanto poi riguarda le polveri sottili, adesso non so se nelle vecchie centrali termoelettriche fossero in gioco, oltre ad altre sostanze, ad altri inquinanti chimici, e le polveri sottili sono trovate, si sono state riscontrate una certa
causa-effetto sulle patologie cardiovascolari e di più soprattutto le neoplasie. L'Odi era un diciamo è stato veramente devastato da tumori in quel periodo e certamente poi nessuno con ciò i diciamo sono andati probabilmente a votare contro al referendum contro il nucleare. Allora, questa testimonianza di quanto è successo qua, praticamente quanto è successo qua è così, è dimenticato mentre l'allerta è sempre sul nucleare. La domanda è sì, dall'anno scorso. Grazie. Puoi toccare. Appunto, tanto che sia interessante sulle polveri sottili. I limiti di sicurezza per le polveri sottili, che adesso non mi ricordo quanto siano, 20 mg per metro cubo, una cosa del genere, non ricordo il numero esatto, però so con certezza che sono superiori a quella che è considerata la soglia di rischio minima per la salute. Cioè noi quando decretiamo la soglia, la quantità minima, massima di polveri sottili nell'aria, accettiamo che qualcuno ci morirà di quelle polveri sottili, accettiamo un rischio minimo. Perché? Perché sennò dovremmo mettere fuori legge tutte le auto e tutti i riscaldamenti e morirebbe di freddo più gente di quella che andremo a salvare con le polveri sottili. Quindi il rapporto rischio-benefici con le polveri sottili lo sappiamo fare piuttosto bene. Quando si tratta di radiazioni prendiamo la soglia di rischio, la abbassiamo di 16 ordini di grandezza e decidiamo che quello già è inaccettabile. Credo che sia stata, abbiamo un patto con i relatori, con chi ci segue, di non superare il 23, credo che sia stata una serata particolarmente stimolante su un tema di assoluta attualità e che ha registrato nel corso degli anni appunto un cambiamento positivo, quindi anche per parte dell'opinione pubblica, quindi siamo contenti di aver contribuito nel nostro piccolo a come dire, far luce anche su questa tematica. Vi invitiamo alla prossima serata in presenza, fra due settimane, lunedì 27 maggio, sempre qui, presenteremo un libro che si chiama La Brigata Ebraica tra guerra e salvataggio dei sopravvissuti alla Shoah. L'autore è Stefano Scaletta, che peraltro abbiamo l'orgoglio di avere come socio, che vive a Tel Aviv e verrà apposta a Rodi per presentare il suo libro. Ci sarà Roberto Iarac, che è presidente della Fondazione del Memoriale della Shoah di Milano, Stefano Magni, che è qui tra il pubblico come relatore, giornalista, e Davide Fiorentini, che è ex leader dell'UGEI, Unione Giovani Ebrei Italiani. Per chi ci vuole seguire settimana prossima su Zoom avremo un'altra serata particolarmente interessante e credo anche spumeggiante perché le opinioni sono assolutamente contrastanti sul tema. Il libro è un libro scritto ormai qualche anno fa nel 2012 da David Levine e Michele Boldrini che si chiama Abolire la proprietà intellettuale. Insieme a uno dei due autori, cioè Michele Boldrini, ci saranno Cesare Galli, professore di diritto industriale, Valeria Falce, professore di diritto dell'economia, e Stefano Firpo, che è direttore generale di Assunte. Hanno tutti posizioni diverse sul tema, quindi credo che chi vuole affrontare una tematica come questa, lunedì sarà assolutamente interessante. Grazie a Simone Pleinat, a Luca Romano e a Celso Simani e a tutti voi. Buonanotte.